Che cos'è l'home staging e qual è il lavoro dell'home stager? Lo chiediamo a Valeria Montevecchi, arti in arredo home stager, home stager di Faenza. Ciao Valeria. Ciao. Allora, che cos'è l'home staging? Diciamo che, detta in parole povere, è l'arte di preparare la casa alla vendita o all'affitto. Se andiamo più nello specifico, vogliamo analizzare innanzitutto la parola home staging, che è una parola americana. È una professione nata in America alla fine degli anni 70. La professione è arrivata in Europa e in Italia soltanto negli ultimi 10-15 anni al massimo. Attualmente se ne fa un uso sempre più regolare. Perché? Perché si è visto che l'uso di questa pratica dà dei risultati effettivi. La parola home staging, torniamo a quello che dicevo prima, significa home casa, e staging vuol dire palcoscenico. Quindi cosa significa? Che io metto in scena, come avviene un po' nelle pubblicità, metto in scena la casa da vendere o da affittare. Come fa l'home stager a mettere in scena questa casa? Si avvale di tutta una serie di strategie di marketing immobiliari, quali la preparazione dell'immobile attraverso dei mobili, dei complementi adatti ad ogni tipologia di immobile, insieme allo studio del target di riferimento del cliente a cui è rivolta, e quindi l'uso di stili particolari, di colori e profumi particolari, fino ad arrivare a un allestimento vero e proprio che ci dà l'idea di casa, della nostra casa dei sogni. E questo si è visto che mira a far scattare l'effetto wow, cioè quando il cliente entra in casa potenzialmente si deve innamorare nei primi 7 secondi. Si è infatti visto che anche nelle pubblicità, quando noi mettiamo in vendita un prodotto, il tempo che serve per far scattare il desiderio all'acquisto sono 7 secondi. E quindi la professione di home stager è quello di valorizzare. Di valorizzare tutti gli immobili in vendita, di qualsiasi tipologia, metratura e prezzo. Ecco, sulla tipologia, questo discorso vale solo per le case non arredate, vuote, non abitate, o si può fare anche nelle case abitate? Si può fare in tutti i tipi di case, quindi nelle vuote, nelle arredate non abitate e nelle arredate abitate. Naturalmente il servizio cambia, non solo il costo ma anche la tipologia di preparazione. Ok, e se volessi dare un consiglio in una casa abitata, una cosa fattibile, non dico con poco, ma con poca esperienza, diciamo, quale potrebbe essere un consiglio che daresti? Il consiglio principale che mi sento di dare ai proprietari di case arredate in cui ci vivono è quello di entrare nell'ottica che dal momento in cui mettono la casa in vendita o cercano di affittarla, devono capire che diventa un prodotto e quindi che non è più la loro casa. In questo modo devono capire che devono cominciare a staccarsi dall'immobile e quindi iniziare a togliere quelli che sono gli effetti personali, quindi quali possono essere le fotografie, delle proprie emozioni di vita, alcuni oggetti troppo personali, cercare di fare quello che noi chiamiamo il famoso decluttering, che non è altro che la pulizia generale della casa da complementi e oggetti troppo personali che la rendono troppo piena, troppo soffocante e non fanno sognare il potenziale acquirente. E nella tua esperienza, quanto l'home staging aiuta nella vendita e quanto aiuta a fare visite mirate, cioè le persone che entrano in quella casa sono persone veramente invogliate dall'acquisto di quella casa e non curiosi o gente che non sa cosa fare. Certo, secondo me è un servizio molto mirato, proprio perché l'home stager inizia già da prima, già dalla prima visita, prima di proporre il preventivo al cliente, a farsi uno studio generale dell'immobile, quindi a pensare quale possa essere il target di riferimento. Naturalmente è un lavoro di squadra fatto insieme all'agente immobiliare. Io sostengo che l'home staging da solo non possa portare dei grandi risultati, deve essere un lavoro di squadra. Se c'è il giusto supporto, il servizio è ottimale, perfetto, è la ciliegina sulla torta che aiuta veramente a far ottenere dei risultati in tempi brevi, anzi a volte anche brevissimi. Ma concretamente, quali sono i numeri dell'home staging? Beh, i numeri dell'home staging sono notevoli, in quanto se teniamo presente che in media una casa in Italia viene venduta ogni 261 giorni circa, senza il servizio di home staging, con il servizio di home staging i tempi si riducono a 49 giorni. Questa è la statistica nazionale. Per quanto riguarda gli immobili trattati col servizio di home staging, abbiamo una percentuale di vendita del 91%, quindi un valore altissimo. Veramente numeri alti. Sì. E esiste un'associazione di categoria
avete un'associazione dove uno può rivolgersi e trovare? Assolutamente sì, ce ne sono diversi in Italia. Io personalmente faccio parte dell'Associazione Nazionale Home Staging Lovers, una delle più radicate. Abbiamo sedi, abbiamo la sede principale a Bologna, ma opera anche con i suoi corsi a Milano e a Roma. E attualmente io faccio parte, diciamo, dell'organizzazione in qualità di coordinatrice regionale per la regione Emilia-Romagna insieme alla collega Daniela Margiotta. Quindi non segui solo l'area di Faenza, ma segui un po' tutta l'area dell'Emilia-Romagna. Dell'Emilia-Romagna, poi se comunque mi chiamano in altre regioni, per qualsiasi motivo mi sposto anche soprattutto al nord, nel Veneto, in Lombardia e anche nelle Marche. Perfetto. Valeria, intanto grazie per questi consigli che ci hai lasciato oggi. Arti in Arredo Home Staging Valeria Montevecchi, quindi seguitela su Facebook, su Instagram, insomma tutti i canali social. Ringraziamo Marco di Visioner che ci ha ospitato in questa intervista. Sì. E ci vediamo nel prossimo video.